L'Italia è unita ormai da 100 anni, età troppo inferiore a quella delle più famose cattedrali. Eppure in un secolo gli italiani hanno realizzato imprese che il mondo invidia. L'industria italiana si presentava alla ribalta timidamente. Guido Donegani non aveva ancora creato la vera Montecatini, che sorse nel 26, né Giovanni Agnelli Lingotto, che fu pronto solo nel 20, mentre Mirafiori è sorto appena durante l'ultima guerra. Intanto la Pirelli era andata affiancando ai suoi stabilimenti in Italia fabbriche nel Belgio, nella Spagna e altrove. Io credo che noi dobbiamo dire agli italiani che se dobbiamo mettere a posto i conti, non lo facciamo perché ce l'ha chiesto la Merkel. Lo facciamo perché è giusto per i nostri figli. Sì. Sull'economia quale c'è padre una cosa occorre principale. Una nuova manovra in Italia per conseguire l'obiettivo che chiama. Dimmi qual è il prodotto interno lordo. Se no stai zitto! Stai zitto! Allora, interno lordo. Sei prodotto interno lordo. Sei prodotto interno lordo. Quando cosa vuole caricare? Noi siamo qui perché abbiamo degli ascolti. D'accordo con Oscar Farinetti, questo vino lo daremo a delle famiglie bisognose. Lasciatemelo dire con una battuta. Se oggi l'Europa facesse un selfie, che immagine verrebbe fuori?